È stata una beffa al 95esimo, 94esimo. Chiaramente quando hai difficoltà in organico poi succede anche questo, perché poi abbiamo finito la partita con 6 under, mi sembra. L'abbiamo finita perché anche durante la gara ci sono stati tra infortuni e qualche accorgimento tattico, l'abbiamo dovuta finire con 6 under. C'è tanta amarezza sicuramente, tanto dispiacere, però io credo che la squadra nel suo complesso abbia dato il massimo per quello che poteva dare. I ragazzi non hanno lesinato energie per portare a termine la partita con un risultato positivo e è finita così. Capisco anche che i tifosi giustamente vorrebbero vincere tutte le partite, alcune volte presi dalla rabbia presa dal risultato finale, non si considera come abbiamo finito la partita noi, quello che avevamo fuori, perché una squadra come la nostra, con un organico così importante, quando ti vengono a mancare 4-5 giocatori di qualità e di spessore, fai fatica anche con le squadre meno blasonate. C'è un po' di amarezza su tutto, ma credo che io ai ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla. Si sono battuti, hanno lottato, hanno cercato di fare il risultato fino alla fine, non ci siamo riusciti e pazienza. Siamo molto molto amareggiati, non ci aspettavamo questo passo falso, ma oltre al danno, alla beffa del risultato abbiamo. Speriamo che non sia niente di importante, abbiamo ulteriormente perso Bonaffini che ha avuto un problema al ginocchio e questo ancora mi dispiace tantissimo per il ragazzo perché stava cercando di entrare nel ritmo gara. I ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, tenere il campo, fare il nostro gioco e credo che l'abbiamo fatto e l'abbiamo dimostrato per tutti i 90 minuti. Solo che nel primo tempo, eravamo solo belli a vederci, però eravamo poco incisivi e poco cinici in avanti. Ho detto di stare in partita, immodestamente però parlo dal mio punto di vista. Anche sull'1-0 gli ho detto che tra il primo e il secondo tempo, che questa era una partita, dato anche i problemi che il Gela, perché da noi che siamo la Juventus, noi, non da pareggiare, da vincere. E ci abbiamo provato per tutti i 90 minuti, 95 minuti, e alla fine ci siamo riusciti. Per me l'avevamo fatto il gol con Porto e poi ci siamo riusciti in una situazione episodica, diciamo.